Radio Radicale, siamo con l'onorevole Simone Billi della Lega per parlare di Open Arms. Allora, la richiesta di 6 anni per il leader della Lega Matteo Salvini ha aperto uno scontro politico ampio, sia per l'entità della pena che per le reazioni politiche che ci sono state. Allora, io le chiedo una valutazione su quello che abbiamo visto. La mia valutazione personale è che è una situazione ai limiti della fantascienza e del possibile. Sono veramente stupefatto di quello che è successo, anche di questi 6 anni che ha chiesto il PM per Salvini in tribunale. È la prima volta che un ministro deve andare alla sbarra in tribunale, tra l'altro per una cosa che in tribunale contestano come reato, per una cosa che era nel programma elettorale nostro della Lega sin dall'epoca, sin dal 2018, e su cui noi siamo stati ben chiari e sempre ben chiari con l'elettorato. Noi diciamo stop all'invasione, noi diciamo stop agli sbarchi, per far terminare le morti in mare e per far terminare questo business su cui stanno lavorando le organizzazioni internazionali portando gli immigrati in Italia. Quindi stop, stop alle morti e stop al business di queste organizzazioni criminali. Questo è quello che vogliamo fare ad oggi, questo è quello che noi portiamo avanti da sempre. Sono esterrefatto da questa situazione che sembra quasi kafkiana, sembrerebbe proprio di leggere un libro di Kafka se invece non fosse successo realmente e non si leggessero oggi anche sui giornali questo genere di notizie. Quindi io sono esterrefatto, stupito, meravigliato, non me ne capacito. Vuole dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle che in queste ore vi ha attaccato, ma che all'epoca di Open Arms era vostro alleato di governo? Sì, per una cosa molto simile, nel caso di Ciotti, i 5 Stelle votarono contro la messa per non portare in tribunale il ministro Salvini, e invece dopo la caduta del governo giallo-verde, quando sono andati loro al governo con la sinistra, loro hanno votato a favore della messa in stato d'accusa del ministro Salvini. Quindi due posizioni contrapposte, una quando erano in maggioranza con noi, una invece quando erano in maggioranza con la sinistra. Penso che si debbano chiarire le idee, pensano che anche il loro elettorato dovrebbe essere più consapevole di quello che loro stanno portando avanti e di quello che loro fanno. È un attacco, direi, palese e chiaro, un attacco politico da parte dei 5 Stelle, adesso che non sono più alleati con la Lega Salvini Premier. Lei cosa pensa del clamore che c'è stato per la solidarietà espressa da Giorgia Meloni e da Antonio Tajani? Siamo in un paese democratico, ognuno può esprimere le proprie opinioni. Giorgia Meloni poi è la Presidente del Consiglio, Matteo Salvini è un ministro e vice premier del suo governo, lei è liberissima di esprimere le proprie opinioni. Quindi un grazie sentito a Giorgia Meloni, un grazie sentito anche a Tajani, e io comunque devo dire spero che la situazione si risolva in modo come lo vogliamo, non saprei nemmeno come definirlo, perché sono così sbigottito e sono così meravigliato che non trovo nemmeno le parole. Speriamo che la situazione si risolva in modo, io vorrei dire, normale, tra virgolette, e vediamo quello che poi i giudici in tribunale verrà discusso e verrà deciso. Pensa che potrebbero esserci dei contraccolpi per il governo per questa e altre vicende? Ma dal mio punto di vista, come parlamentare di maggioranza, io direi di no. Sono capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri, io lavoro benissimo con tutti i membri di maggioranza della Commissione e devo dire lavoro bene anche con alcuni membri dell'opposizione. In Commissione Esteri spesso discutiamo temi trasversali rispetto alla politica nazionale, quindi dal mio punto di vista non ci sono grossi problemi, il lavoro va avanti, dobbiamo lavorare nell'interesse del Paese e dobbiamo lavorare per gli italiani. Grazie come sempre all'onorevole Simone Billi della Lega.
Grazie a voi, un saluto a tutti.